Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio Prodigo 65, come alle mie spalle, della pagina Facebook Aquila Scoop e di tutte le piattaforme e social dove siamo presenti con il nostro progetto Figlio Prodigo 65 Aquila Scoop. Chiaramente annuncio Vobis, finalmente si sa chi è il conduttore per i prossimi 2 anni del Festival di Sanremo e la RAI lo fa attraverso il TG1. Alla prima edizione, alle 8 della mattina, si dice Carlo Conti sarà il prossimo conduttore, quindi direttore artistico con poteri assoluti sul Festival di Sanremo, quindi 2025-2026, dopo i 5 anni record di Amadeus. Io ho fatto questo titolo per il video di oggi. La RAI disperata costringe Carlo Conti al Festival di Sanremo. Quante balle sui falsi record di Amadeus. E vi dirò tutto, quindi il video dovete seguirlo dall'inizio alla fine, perché vi dirò tutto. Praticamente Carlo Conti ritorna al Festival di Sanremo dopo 7 anni. Lui ha condotto nel triennio 2015-2017. Addirittura nel 2017 insieme fu del clamoroso perché fu presa la prima donna di Mediaset insieme a Maria De Filippi, che è il suo emolumento, vale a dire quello che gli sarebbe toccato come compenso, e vale a dire 450.000 euro. Maria De Filippi li ha devoluti agli ospedali oncologici pediatrici per bambini. Quindi una cosa bellissima che ha fatto Maria De Filippi. Ma quali erano i nomi prima che si arrivasse a Carlo Conti? Anche se devo dire la verità, io ho sempre pensato che la RAI alla fine andasse su Carlo Conti, però ho detto costringe Carlo Conti al Festival di Sanremo e poi vedremo perché questo verbo così forte. Quindi tanti nomi. Intanto si era parlato di Paolo Bonolis, però Paolo Bonolis alla RAI non è piaciuto soprattutto negli ultimi mesi. Quando prima ha detto di andare in Rai, era convinto di andare in Rai, quindi magari a fare qualche serale, qualcosa, quindi portare il senso della vita, che ha avuto un grande successo su Mediaset, eccetera. Però a un'intervista che ha fatto disse: ma che cosa ci vado a fare in Rai quando io ho già promesso a Silvio Berlusconi di rimanere un altro anno a Mediaset? E qui c'è la balla, qui c'è la grande balla di Paolo Bonolis, perché Paolo Bonolis aveva già trattato con Roberto Sergio, l'amministratore delegato della RAI, per il passaggio in RAI. È stato l'ex moglie a bloccare Paolo Bonolis a Mediaset. Perché vi spiego subito, poi qualcheduno che vuole copiare le mie deduzioni lo faccia pure. Tanto vi farò il video che vi stroncherò come sempre, come ho fatto con Dago Spia. Allora, praticamente Paolo Bonolis è il presidente di SDL 2005, l'agenzia di produzione televisiva che ha insieme all'ex moglie Sonia Bruganelli, di cui lei è l'amministratore delegato, è quella che fa i casting, che sceglie gli attori, che sceglie le ballerine, gli artisti e così via. Quindi, che cosa ha fatto? Ha coprodotto l'Isola dei Famosi insieme a Mediaset, quindi è stata messa come opinionista all'interno dell'Isola dei Famosi. E quindi uno è presidente, l'altra è l'amministratore delegato, quella che comanda gli artisti. Ha detto: dove vai? Tu non ti puoi muovere perché io sto nell'Isola dei Famosi. Quindi l'ha praticamente troncato, lo ha sequestrato a Mediaset. Adesso voglio vedere chi di voi è stato capace di arrivare a questo e a fare questa deduzione oggi. Io l'ho fatto attraverso lo studio, non voglio essere polemico solamente soltanto con chi mi copia i video. Sono molto incazzato con chi mi copia i video. Quindi Paolo Bonolis è saltato. Poi si era parlato di Stefano De Martino. Stefano De Martino non è stato possibile, anche se la RAI lo tiene molto in quota, ci punta molto, ha 34 anni, di bella presenza, napoletano, eccetera, ma troppi rumors, troppo gossip, quindi per la RAI non è andato bene. Poi si era parlato di Antonella Clerici. Ah, tenete conto che Paolo Bonolis aveva fatto il festival nel 2005 con buoni ascolti, non eccelsi, ma con buoni ascolti. Ed è stato il più pagato sino adesso, il più pagato conduttore del Festival di Sanremo con 1.200.000 euro. Nessuno è arrivato a quelle somme, tanto per essere incisi. Quindi Antonella Clerici.
Antonella Derici da sola non si sentiva di fare il festival, volevo farlo insieme ad Alessandro Catalan, su cui la RAI punta, ma solamente che i programmi che sta facendo Alessandro Catalan stanno andando tutti male, nessuno supera il 5% di share, anche quelli che vanno in prima serata sopra i 2, e quindi è caduto meno sia Antonella Derici che Alessandro Catalan. Vi sto spiegando tutti quelli che sono stati scartati e perché si è arrivati poi quasi al sequestro di Carlo Conti. Poi si è parlato di Albano. Albano ha 80 e passa anni, non è nelle condizioni di fare un festival, anche lui ha bisogno di uno che gli stia vicino, eccetera. Allora si era pensato a chi? A Gigi D'Alessio, ma Gigi D'Alessio è troppo sfruttato, sta in tutti i The Voice, Soi, Senior, eccetera, da 13, quindi è sputtanato, diciamo così, e qui non andrà bene. Poi si era pensato a Mina, addirittura a Mina, la grande Mina. Ma Mina ha detto sì, io ho 85 anni, non posso stare sul palco a condurre il Festival di Sanremo. Io ho bisogno di un presentatore molto bravo. E pare che anche lei avesse puntato Carlo Conti. Quindi una Mina come direttrice artistica e Carlo Conti presentatore. Ma non dimentichiamo però che il regolamento dice che il direttore artistico del festival ha potere totale sul festival, gestisce tutto il festival, passa tutto di mano sua, quindi erano incompatibili i due ruoli. Poi si era pensato addirittura a delle follie, quindi Pier Silvio Berlusconi voleva andare a parlare con il comune di Sanremo, portare, quindi siccome aveva puntato molto a portare Amadeus a Mediaset, invece Amadeus è andato sul 9, quindi a Warner Bros. Discovery sul 9, quindi vado a parlare con il comune, gli faccio l'offerta più grande, tanto è vero che si parla addirittura per il 2027, di un festival di Sanremo a Discovery. Cioè, gli americani stanno andando a fare delle offerte al comune di Sanremo, che ha il patrocinio del festival, delle offerte pazzesche, per cui non si sa come andrà a finire dopo questi due anni, 2025 e 2026, di Carlo Conti, quindi fatti in Rai. E per quanto riguarda, quindi, Mediaset, si era pensato a Gerry Scotti, che è di musica, ne sa che tanto, dall'altro si è molto lamentato, ho fatto anche un video che è pronto per quanto riguarda la ruota della fortuna che si è rivelato un grande flop. Poi si è passato anche a Michelle Hunziker, ma Michelle Hunziker da sola non può condurre, un conto che fa All Together Now, tutti questi programmi che sta facendo, vuol dire, su Canale 5 con ascolti indecenti, proprio scarsi. Quindi a questo punto la Rai deve puntare su una persona che non ha sicuramente appeal e non è piaciuta. Poi addirittura si era parlato di un accordo sotto bosco che nessuno sapeva tra Giampaolo Rossi, addirittura il direttore generale della RAI, con Maria De Filippi, per portare Maria De Filippi in RAI e condurre il Festival di Sanremo. E poi si è rivelato quindi un flop. Vediamo appunto che dice Carlo Conti appena saputa la notizia del suo incarico. È chiaro che su tutti questi nomi che abbiamo eliminato, quindi rimaneva Carlo Conti che di musica ne sa, quindi è stato nelle migliori radio di Firenze, non sarà solo, poi vi dirò sicuramente chi sarà, quindi dovrà spendere parecchi soldi la RAI per fare questo festival, questi due festival. Comunque vediamo che cosa dice lui. Non so se ho ancora l'orecchio buono per quanto riguarda appunto la musica. Il regolo di Amadeus, ma io non potrei mai replicarlo, non potrei mai fare quel record. E qui c'è una balla, proprio vi dirò che non è Amadeus che ha il record di ascolti, questa ha detto una balla grandissima. Non arriverei mai alle 2 di notte, quindi si butta avanti, guardate nell'intervista cosa dice Carlo Conti, fatto a Corriere della Sera, si butta avanti dicendo come sarà il suo festival molto diverso di quello di Amadeus. Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo, e poi vi parlerò del festival del 1995, quello che ha battuto tutti i record e che è inarrivabile, quindi che ha anche surclassato Amadeus stesso e di cui nessuno ne parla, quindi non l'avrebbe dovuto fare più nessuno. Quindi dopo i record di Baudo
nessuno dice che Carlo Conti avrebbe potuto fare il festival, invece l'hanno fatto in tanti, perché Baudo finisce, inizia con i festival, ne ha fatti 13, Baudo primo 1968, ultimo 2008, secondo Mike Bongiorno, quindi con 11 festival, terzi Amadeus e Nunzio Filogamo, che è stato il primo per 5 festival, e poi c'è lo stesso Amadeus 2020-2024. Roberto Sergio, contentissimo amministratore delegato del Radice, finalmente i torni contano, i conti tornano sempre. Continua poi Carlo Conti, è già molto tardi, comunque è partito il tantam. Ci saremmo dovuti organizzare molto prima. Hanno annunciato la notizia e mi stanno arrivando tanti messaggi, anche da artisti che erano spariti dalla mia vita e che io non sentivo da tanti anni. Però hanno sentito Carlo Conti, tutti gli impresari, agenti, cantanti, magari che non sono mai andati al Festival di Sanremo, stanno scrivendo tutti, eccetera. Cercherò di riprendere il lavoro fatto, portato avanti alla grande da Baglioni, 2 anni, e Amadeus, 5 anni. La musica è protagonista, al centro. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare con questa tradizione. Questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla TV. Il primo che mi ha scritto, guardate, è stato Fiorello, che ha detto: se fosse ancora in onda ci saremmo divertiti un bel po', perché dopo tanti nomi fino a monte forse hanno scelto il vero sostituto del mio compare Amadeus. Ho accettato questo incarico, ho sentito grande affetto dalla Rai, un tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo. Per 2 anni, 2025-2026, sarò il direttore artistico del festival. Qui è chiaro, dice, per 2 anni non mi rompete le palle, quindi nel Festival di Sanremo comando io. È anche un bel modo per festeggiare i miei 40 anni in Rai, che non saranno nel 2025 ma saranno nel 2026. Non ho ancora ascoltato alcuna canzone, quindi stanno già arrivando le canzoni, quindi ci sono vari step. C'è prima il regolamento che lui vorrebbe cambiare rispetto a quello di Amadeus, fare sicuramente un festival un po' più corto, si parla entro le 12 e mezzo, l'una al massimo di notte, e scendere il numero dei big, o portarlo a 20, al massimo 22 big. Secondo me è la cosa più giusta. C'è prima il regolamento, poi ascolteremo tutte le canzoni. Per ultima cosa deciderò la squadra da portare con me sul palco. E qui poi gli hanno chiesto che se già si parla che insieme a te ci sarà Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, stai insieme? Ha detto sì, alla fine, prima ha negato, poi ha detto sì, ci saranno, ma non faranno i co-conduttori, faranno sicuramente degli interventi saltuari come ha fatto appunto Fiorello stesso con Amadeus in questi 5 anni. Sulle co-conduttrici c'è qualche nome, quindi che accompagneranno Carlo Conti durante il primo anno del Festival 2025. Si parla di In Pole Position, si parla di Elodie ed Anna Lisa, quindi potrebbe essere 2025, quindi Carlo Conti, come avevo già detto io in un altro video, quindi come Nostradamus. L'ho detto che ci sarebbe stato Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, co-conduttrici Elodie ed Anna Lisa. Vediamo un po' che cosa è successo nei festival di Carlo Conti dal 2015 al 2017. Quindi nel 2015 vince il volo con grande amore, perché festeggiavano i 15 anni della loro formazione. Giovanni Caccamo, con la canzone Ritornerò, vince la sezione giovani. Nel 2016 vincono gli stadio con una canzone bellissima, Un giorno mi dirai. Nuove proposte vince Francesco Gabbani
Konami, che era stato prima eliminato, poi era stato ripescato per un errore nel televoto, eccetera, e poi vinse. Nuove proposte, vinse. Amen. 2017, e qui succede, Dio di Dio praticamente, vuole a fianco a lui, Carlo Conti, la regina della TV, vale a dire Maria De Filippi. Nessuno mai sarebbe immaginato che una persona così importante, molto vicina alla famiglia Berlusconi, eccetera, anzi assiduo a Berlusconi, perché era ancora in vita, quindi sarebbe andata al festival. E ci va, e rinuncia al suo cachet. Abbiamo detto prima, lo dà in beneficenza, 450.000 euro. Vince Francesco Gabbani con Occidentale Karma, vedete, Occidentali Karma, vedete, un successo che nessuno si aspettava, anche perché batte, seconda classificata, Fiorella Mannoia, che sia benedetta, che sia benedetta. Terzo, secondo me una canzone bellissima, una delle più belle che ha scritto e una delle più belle presentate a Sanremo, arriva Ermal Meta con Vietato Morire, una canzone sul bullismo. Mi ho detto che nel 2017 è stato condotto quindi con Maria De Filippi. Il Festival di Sanremo, quindi, di Carlo Conti, 2015-2017, ha totalizzato una media di 11 milioni di spettatori nei 5 giorni di messa in onda, con uno share del 49,62% di share. Quindi 49, non è stato tra i più visti, ecco, diciamo così. Vediamo quello che è stato subito dopo, quindi Carlo Conti. Così mi sono tolto questo sfizio. Claudio Baglioni, perché adesso deve arrivare il bello, adesso dovete vedere il video fino alla fine perché le sorprese arrivano all'ultimo. Claudio Baglioni, due festival, 2018-2019, quindi ha fatto registrare uno share del 50,83%, già meglio rispetto a Carlo Conti, quindi con una media nei 5 giorni di 11.350.000 spettatori. Arriviamo alle 5 edizioni di Amadeus. Si è parlato di record, ha battuto tutti i record, ha distrutto Pippo Baudo, mai nessuno farà meglio di Amadeus, eccetera. Nelle 5 edizioni, 2020-2024, tenendo conto che un paio di anni l'ha fatto anche con il Covid, quindi tutta la gente era a casa, quindi ha avuto quindi uno share del 60,53%, con una media di 12 milioni di spettatori. Poi ho fatto una ricerca, mi sono andato a vedere tutti gli altri festival, perché a me sembrava che non era questo il record, perché uno che ha studiato quindi la storia della TV, come ho fatto io all'università, quindi va a vedere anche la storia del festival, quindi, e io sono andato a vedere, infatti ho scoperto che il Festival dei Record è stato la 45esima edizione, 1995, qui è lo scoop, condotto da Pippo Baudo, e come vallette aveva Anna Falchi e Claudia Colmo. Quindi ha avuto uno share, quindi mi ha detto che Amadeus 60,53, lui il 63% di share, quindi con 14 milioni di spettatori di media. Guardate chi c'era in quel festival del 1995, pazzesco amici miei, il super favorito di quell'anno era Fiorello, era il super favorito, già copertine, TV Sorrisi e Canzoni, chi, Novella 2000, tutti lo davano super vincitore. Invece vince Giorgia con Come Saprei. Secondo posto arrivano Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore. Terzo posto arriva Ivana Spagna con Gente Come Noi. Quarto posto addirittura, vabbè, l'anno prima aveva già vinto le nuove proposte, immaginate, nuove proposte. Quarto posto arriva Andrea Bocelli, che l'anno prima, ripeto, aveva vinto le nuove proposte, con una canzone pazzesca, successo mondiale, portata anche negli Stati Uniti da Sarah Branningham, quindi una cantante di altissimo livello, parliamo, con Te Partirò. Quindi quarto posto Andrea Bocelli, con Te Partirò. Quinto posto Fiorello, super favorito, con Finalmente Tu. Ma chi è questo manager che alla fine è riuscito a dare il festival in mano a Carlo Conti? Il manager è Fernando Capecchi della Vegastar, o Vegastar, come volete.
praticamente una società che rispetto a quella di Lucio Presta è 100 volte più piccola, ecco, diciamo così. Bisogna fare un rapporto fra Fernando Capecchi, nulla togliere, e Lucio Presta, che è l'ex manager di Amadeus, un rapporto è di 1 a 100, quindi non esiste proprio, però è riuscito a sistemare, eccetera. Quindi, come avete visto, le balle escono prima o poi fuori. Quindi, la Rai disperata costringe Carlo Conti al Festival di Sanremo. Quante balle sui falsi record di Amadeus. Tra l'altro, ho scoperto un altro festival, ed è il Festival del 1985, sempre condotto da Pippo Baudo, che fece una cosa pazzesca. Fece prima il festival, l'85, e poi si collegò addirittura con Milano, dove in un palazzetto immenso si esibirono sino a tarda notte tutti i gruppi più importanti di quegli anni, tra cui i Duran Duran, i Spandau Ballet, Black con Wonderful Life, Patsy Kensi, che gli cadde poi la spallina, qui è uscito il seno di fuori, i Tok Tok, gli Station, vuol dire gli Ha-Ha, gli Europe, quindi tutti i più grandi, fece una cosa pazzesca, costò tantissimo, quindi anche quello, non hanno dato i dati, perché sono arrivati sino al 93-94 per i dati, però se anche quello si parla, che la gente rimase fino a notte fonda a vedere i gruppi più importanti del mondo esibirsi appunto alla fine del Festival di Sanremo. Fece una cosa pazzesca Pippo Baudo, che è stato, che oggi ha 87 anni. Amici miei, questo era il video di oggi. Se vi è piaciuto, come sempre, un bel segui per quanto riguarda i social. Iscrivetevi al canale YouTube Figlio Prodigo 65, quindi il like, la campanellina per la notifica del video. Abbiamo la pagina Facebook Aquila Scoop e poi tutti gli altri social, TikTok, X, Instagram e altri social, dove stiamo messi appunto con il progetto editoriale Figlio Prodigo 65 Aquila Scoop. E come dico sempre, amici miei, più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, voletemi bene soprattutto, vi voglio bene, alla prossima.